In questo numero di Eitech e Innovazione Magazine. Giorni cruciali per il mercato degli smartphone. Fibra ottica, in Friuli Venezia Giulia va avanti il piano per la rete. Pubblica amministrazione, al via il piano triennale per l'informatica. Questi sono giorni cruciali nel mondo della tecnologia perché a brevissimo scopriremo tantissime novità che poi caratterizzeranno e condizioneranno il mercato degli smartphone nei prossimi mesi. Sta per aprirsi il Mobile World Congress di Barcellona, l'evento fieristico più importante dell'anno dedicato al mondo delle comunicazioni mobili, e lì scopriremo tantissime novità, tra cui quelle di Xiaomi e di Honor. Ma questo non è l'unico tema rilevante di questi giorni, perché giusto la settimana scorsa è entrato in vigore il nuovo Digital Services Act, ovvero la nuova legge europea all'avanguardia a livello mondiale che regola alcuni dei servizi digitali oggi disponibili. In particolare questa nuova legge si occupa di moderazione dei contenuti, di trasparenza degli algoritmi e anche e soprattutto di protezione dei minori. Non è l'unico passo importante che l'Unione Europea sta facendo proprio per regolamentare il vasto mondo di Internet, perché nell'arco di qualche giorno entrerà in vigore anche il Digital Markets Act, che cambierà per sempre alcuni degli aspetti che abbiamo conosciuto negli ultimi anni, soprattutto nel mondo degli smartphone. Una novità importante: Apple sarà costretta ad aprire il suo iPhone ai mercati, o meglio agli app store di terze parti, e non solo, perché verranno identificati quelli che vengono chiamati gatekeepers, cioè grandi concentratori di informazioni, di dati e soprattutto di grandi numeri di utenti, che dovranno essere aperti all'interoperabilità con altri soggetti. Insomma, è un tema delicato su cui torneremo di sicuro. Buona settimana da The Digital Club e da Italpress. Avanza il piano per la realizzazione della rete in fibra ottica ad altissima velocità in Friuli Venezia Giulia. Il quadro aggiornato della situazione è stato tracciato nel corso del convegno FVG Connet, l'innovazione servizio del futuro, che ha visto attorno al tavolo Trieste, Regione, Open Fiber e quattro importanti realtà economiche del territorio: BAT, Fincantieri, Saipem e Autorità Portuale del Mare Adriatico Orientale, che investono su innovazione tecnologica e digitale. Il presidente della regione Massimiliano Fedriga, il direttore relazioni esterne di Open Fiber Andrea Falessi, il presidente di BAT Trieste Andrea Di Paolo. Una parte fondamentale dell'infrastruttura per l'innovazione tecnologica nella nostra regione. Devo dire che la Friuli Venezia Giulia con Open Fiber penso siamo la regione più avanzata dal punto di vista dell'infrastruttura stessa. E credo che entro il 2026 saranno coperte non soltanto le aree bianche e le aree nere, che già oggi sono coperte e oggi andiamo a chiudere, ma anche le aree grigie. In Friuli Venezia Giulia abbiamo una situazione molto positiva, con un pressoché completamento del piano pubblico per la copertura delle aree bianche, cosiddette quelle dove non c'era interesse di mercato e altri operatori avevano deciso di non investire. Completeremo questo piano e quindi la copertura di 181 comuni entro la metà dell'anno, ce ne mancano solo 5 e sono in lavorazione. Abbiamo fatto questo investimento qui a Trieste di 500 milioni di euro in 5 anni per aprire il nostro Better Tomorrow Innovation Hub, che è il primo hub al mondo di BAT che produce solamente nuove categorie. Facciamo rete è il titolo dell'incontro promosso presso l'abbazia di Sesto Regena ad Open Fiber, che ha di fatto ultimato in Friuli Venezia Giulia il progetto BUL, ovvero la realizzazione di una rete in fibra ottica ultraveloce fino a 2.5 gigabit al secondo. Il direttore mercato residenziale di Open Fiber, Mauro Acroglianò, e l'assessore all'innovazione del comune di Sesto Regena, Stefano Vitt. L'obiettivo di oggi è fare il punto tutti quanti insieme. Il mondo istituzionale, il mondo di Open Fiber, il mondo degli operatori, per fare in maniera tale che una volta costruita la rete si possa lavorare tutti insieme per sfruttarne appieno le potenzialità. Quindi poter collaborare insieme e far capire ai clienti quali sono le reali potenzialità di questa nuova infrastruttura. E come potete immaginare, le informazioni qui una volta venivano costruite in questa abbazia, erano in mano agli abati. E camminavano sulle gambe dei pellegrini e dei monaci. Ora naturalmente le informazioni necessitano di viaggiare verso
attraverso altre vie, sicuramente la migliore di queste è quella della banda ultralarga. L'Agenzia per l'Italia Digitale ha pubblicato il piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione 2024-2026. Si tratta di un documento di programmazione strategica attraverso il quale le PA e le imprese interessate troveranno tutte le informazioni e le azioni da mettere in campo per concorrere allo sviluppo della maturità digitale del Paese nei prossimi 3 anni. La nuova edizione del piano si caratterizza per una maggiore attenzione agli aspetti di governance e per un approccio fortemente orientato ai servizi digitali che devono essere sempre più facili da usare. Inoltre, per la prima volta, il piano affronta il tema dell'intelligenza artificiale, fornendo indicazioni e principi generali che dovranno essere adottati dalle amministrazioni e declinati in fase di applicazione, tenendo in considerazione lo scenario in rapida evoluzione. Il nuovo piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione rappresenta un passo cruciale verso la trasformazione digitale del nostro Paese, sottolinea il sottosegretario per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione Alessio Butti.